Il cinema che tratta tematiche gay e LGBT ci ha abituati a un immaginario spesso sovversivo ed eccessivo. Qual è stato il suo approccio a questa storia? Il contrario, un approccio molto apparentemente anche banale. E l'intento era quello di non mostrare una storia straordinaria, ma una storia ordinaria. Cioè, immagino che magari le persone possano chiedersi chissà com'è la relazione fra due donne, chissà cosa accadrà in quella casa, soprattutto in un momento come questo in cui si lotta per dei diritti che non arrivano. E quindi raccontare questa storia come la storia più normale del mondo, come è una storia d'amore, indipendentemente dalla sessualità e dal fatto che sia una storia etero o una storia omosessuale, era la base della nostra idea. Perfetto, grazie. Esistono degli stereotipi con cui la comunità gay ritrae se stessa, di solito nella narrazione, nel cinema, e abbiamo visto che ha cercato di evitare questi, di incappare in questi stereotipi. Quali sono invece i particolari che ci teneva a sottolineare nella narrazione, delle caratteristiche che ha tenuto a puntare? Noi innanzitutto abbiamo pensato a due personaggi che sono due donne molto diverse, una donna serena e con se stessa, con la sua vita, una donna lesbica da sempre, di estrazione popolare, con una forte personalità, che è il personaggio di Sabrina Ferilli, una donna un po' più problematica perché con un altro percorso e un'altra vita alle spalle, un ex matrimonio, un figlio 24enne e una donna che invece è la prima volta che si trova a vivere un'esperienza omosessuale. E quindi sono due donne, che è il personaggio di Margherita Bui. Quindi innanzitutto noi abbiamo raccontato due figure che non necessariamente si identificano con tutte le donne, le coppie di donne che stanno insieme. Abbiamo raccontato due personaggi e li abbiamo raccontati come ci piaceva raccontarli, insomma.